questo momento stiamo girando, potete guardare, questo si chiama crane, è uno strumento tecnologico che ci serve per, come dire, alzare la macchina da presa, come si vede al cinema quando, come dire, ci sono i momenti particolarmente emotivi. Stiamo girando una scena d'amore in Piazza Maggiore ed è una delle prime volte che viene fatta una scena d'amore con questa tecnologia in città, perché sappiamo del cinema di Roma, però Bologna è la prima volta che ha questi mezzi, queste strutture, e dobbiamo ringraziare la regione Emilia Romagna che ci ha messo in condizione di fare un lavoro come si deve. Abbiamo delle squadre professioniste che, pur lasciando alla piazza la titolarità di muoversi liberamente, quindi i turisti non erano fermati, Bologna ha potuto comunque svolgere il suo lavoro di città turistica. È un film completamente diverso da tutti quelli visti finora, perché gli attori sono gli stessi, le storie cambiano. Si cerca di fare un film alla Woody Allen, quindi molto americano come impatto, molto poco italiano. Parliamo di tradimenti, però a volte, come si dice alla fine del film, è meglio non sapere. Infatti non si capisce mai se c'è un tradimento o meno nel film. La metafora culturale è molto chiara, perché verso la fine del film arriverà anche un libraccio scritto molto male che però diventa molto celebre, e l'autore del libro dirà: ma è così importante sapere o non sapere se il libro è brutto o bello? L'ignoranza a volte vince sulla cultura. Questa è un pochino la metafora del film Lovers. Cerchiamo di riportare i giovani alla lettura anche attraverso questo film. Azione! In realtà non è un personaggio, sono tanti, tanti Federichi. Perché questo, in questi abiti, è quello della prima storia, e diciamo lui è l'imprenditore cattivo. A me piace più l'ultimo, in realtà, che è uno scrittore e un po' sfigato. Lui è un tenerino, diciamo che poi alla fine viene bistrattato da quest'altro personaggio e gli prende tutto, praticamente la fama, i soldi, il successo. È l'episodio più, secondo me, più bello per quanto mi riguarda. Il teatro per me è sempre casa, qua è un'esperienza buona, bellissima, stupenda. È la prima volta che faccio tanti ruoli così in un unico film, in un unico arco. Certamente il teatro ha è differente dal cinema, qua è tutto molto tecnico, stop, pausa, riprendi, partiamo dalla fine, poi andiamo all'inizio, siamo più coccolati, un'esperienza bellissima. Allora, le mie Giulie sono quattro, ovviamente, come tutti i personaggi, si quadruplicano in questa storia. Abbiamo una Giulia all'inizio molto, gestisce una libreria, diciamo intellettuale, pura, innamorata della vita, della bellezza, dell'amore. Una seconda Giulia aggressiva, più dominatrice, più donna. Una terza Giulia signora, moglie, gelosa. E una quarta Giulia invece timida, un po' insoddisfatta, un po' che cerca l'amore forse nella persona sbagliata. E Bologna è una città che conosco perché io sono di Padova, quindi ho sempre frequentato Bologna, non era una novità, quindi quando ho saputo che si sarebbe girato tutto a Bologna ero molto contenta, perché è una città meravigliosa e il set è un set naturale, basta girarsi, così si scorcia, può andare bene per un'inquadratura. Ed è un ambiente più familiare, più per me personalmente, è più vicino al mio stile di vita e alla mia città. I miei Andrea sono quattro, come tutti gli altri personaggi, e la cosa interessante è che in realtà è sempre lo stesso personaggio, ma che si muove all'interno delle dinamiche dell'amore, quindi dalla gelosia alla passione, alla frustrazione, e quindi fondamentalmente spiegare un personaggio che racchiude all'interno quattro personaggi è un po' complicato. Qui si raccontano appunto quattro personalità differenti all'interno della stessa. È la prima volta che vengo a Bologna, per un tempo giusto per poterla incominciare ad apprezzare, un minimo a conoscerla, sì, perché poi l'ho vista, ma sempre di sfuggita, un paio di giorni, non di più, è una città che infatti sto scoprendo.
Giornata tipo qui è, per quanto mi riguarda, è giro per la città cercando di trovare dei nessi con le canzoni di Lucio Dalla, questo è. Quindi per me Piazza Maggiore, da quando sono piccolo, è Piazza Grande. A me piace girare per Bologna e cercare dei nessi con le sue canzoni. Cosa ci fai con questo? Le mie Daphne sono quattro Daphne completamente diverse l'una dall'altra. In un certo senso per me è un po' come se fossero quattro parti della stessa persona che in ogni episodio prendono il sopravvento. È veramente un piacere spesso e volentieri riscontrare che ci sono veramente tante persone che lavorano dietro le quinte e tante persone di mestiere, cioè che hanno un mestiere alle spalle. L'impatto con Bologna dal punto di vista mangereccio è ottimo, fin troppo. Questo potrebbe essere veramente un problema. Mi sono trovata benissimo e mi sto trovando benissimo. Una città di un'accoglienza unica. E oltre a questa accoglienza proprio della gente, del popolo che ci vive, è pazzesca, è bellissima, è bellissima. Io ammetto poi che non la conoscevo Bologna per niente e invece ho scoperto avere un centro storico veramente mozzafiato. Quindi mi sto innamorando di questa città. Piano piano temo che soffrirò quando me ne dovrò andare via. Un saluto a tutto il pubblico dell'Emilia Romagna da Giulia e Federico. Anzi, Giulia 1 e Federico 1. E vi aspettiamo al cinema l'anno prossimo, ad aprile 2017. Siateci!